Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti tutti a questo appuntamento con la recita del Santo Rosario alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Affidiamo la Beata Vergine Maria delle Grazie allo stesso San Pio tutte le intenzioni per le quali vogliamo pregare in comunione spirituale con tutti coloro che si uniscono a noi attraverso Padre Pio TV oppure internet in ogni parte del mondo. In questi giorni vogliamo concentrare la nostra attenzione e pregare in modo particolare per questa epidemia che ha colpito tanti paesi, in modo particolare l'Italia, e per tutti coloro che soffrono a causa di questo virus, le persone affette, malate, i loro parenti, con le regioni maggiormente colpite dell'Italia del Nord, ma anche tutti noi. Preghiamo anche per i medici, gli infermieri, il personale sanitario, della protezione civile e tutti coloro che si prodigano per alleviare e ottenere la guarigione di questi nostri fratelli ammalati, anche per Casa Sollievo e per tutti coloro che operano, i medici, infermieri, cappellani, le suore e tutti coloro che si adoperano per il sollievo delle sofferenze in questa opera di Padre Pio. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni al tuo aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Dalla Rosarium Virginis Mariae di Papa Giovanni Paolo II. Il saluto di Gabriele alla Vergine di Nazaret si riallaccia all'invito alla gioia messianica. Rallegrati, Maria. A questo annuncio approda tutta la storia della salvezza, anzi, in certo modo, la storia stessa del mondo. Se infatti il disegno del Padre è di ricapitolare in Cristo tutte le cose, è l'intero universo che in qualche modo è raggiunto dal divino favore con cui il Padre si china su Maria per renderla madre del suo Figlio. A sua volta tutta l'umanità è come racchiusa nel fiat con cui ella prontamente corrisponde alla volontà di Dio. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti ad abbandonarci sempre alla divina provvidenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria che si reca a visitare e a servire Elisabetta, sua parente. Dal Vangelo secondo Luca. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco che appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto il mio Onnipotente e santo è il suo nome. Dalla Rosarium Virginis Mariae.
La voce stessa di Maria e la presenza di Cristo nel suo grembo fanno sussultare di gioia Giovanni. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti a compiere opere di carità piene di meriti e di virtù, come quelle da lei compiute. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù
nell'umile grotta di Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto all'albergo. Dalla Rosarium Virginis Marie. Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui la nascita del bimbo divino, il Salvatore del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai pastori proprio come una grande gioia. Preghiamo la Vergine Maria affinché il nostro cuore sia sempre una dimora degna di ospitare la presenza del Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave.
Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Dalla Rosarium Virginis Mariae. Qui, pur conservando il sapore della gioia, si anticipano i segni del dramma. La presentazione al Tempio, infatti, mentre esprime la gioia della consacrazione e immerge nell'estasi il vecchio Simeone, registra anche la profezia del segno di contraddizione che il bambino sarà per Israele e della spada che trafiggerà l'anima della madre. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci insegni a lodare Dio ogni giorno per tutto quello che ci dona e ci aiuti a non temere le difficoltà della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Del quinto ed ultimo mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Gesù allora partì con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso e cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Dalla Rosarium Virginis Mariae. Gioioso e insieme drammatico è l'episodio di Gesù, dodicenne al Tempio. Egli qui appare nella sua divina sapienza, mentre ascolta e interroga, nella veste di colui che insegna. La rivelazione del suo mistero di figlio, tutto dedito alle cose del Padre, è annuncio di quella radicalità evangelica che pone in crisi anche i legami più cari dell'uomo, di fronte alle esigenze assolute del regno. Gli stessi Giuseppe e Maria, trepidanti e angosciati, non compresero le sue parole. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti a discernere la volontà di Dio e ad avere la forza di compierla anche quanto ci costa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona i nostri colpi, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre inviolata,
prega per noi. Madre intemerata, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di venerazione, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della giustizia, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Dimora dello Spirito Santo, prega per noi. Vaso degno di onore, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre di Avorio, prega per noi. Tempio d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina dell'ordine serafico, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le nostre suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti rese degne promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che all'annunzio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo ora secondo l'intenzione del Santo Padre e per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splendi ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato a dare la pietà celeste. Amen. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui,
te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. Preghiera a San Pio da Pietrelcina di Papa Giovanni Paolo II. Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri, nei sofferenti, il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, madre di Gesù e madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Concludiamo con il saluto della buonasera alla Beata Vergine Maria. Buonasera, Madonna mia, tutto il mondo a te si inchina. Per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti. Illumina l'anima mia, buonasera, Madonna mia. Tu sei la madre mia, Immacolata Concezione. Da noi tutti la tua santa benedizione. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che nel parto della Vergine dissipò l'oscura notte dei tempi, vi illumini con la luce radiosa del sole di giustizia. Dio che ha mandato il suo Figlio come Redentore, vi conceda di essere intimamente trasformati a sua immagine. Possiate conformare la vostra vita a Cristo sull'esempio di Maria Madre della Sapienza, per innalzare con lei un perenne cantico di lode. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andare, tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Buona e santa notte a tutti. Thank you.